Vi faccio presente che questo oggetto era in cielo già da qualche minuto, ma io mi ero dimenticata di avviare il telefonino, per cui sono riuscita a riprenderlo solo negli ultimi secondi della sua presenza in cielo. È un oggetto molto lontano, per cui appare piccolissimo, appare, scompare e alla fine, come potete vedere, svanisce nel buio. Ma sono comunque contenta perché questo sono riuscita a fare, insomma, ecco, ed è la verità, è un video reale. Care amiche e cari amici, un caro saluto da Francesca Scarrica. Eccoci di nuovo insieme per la terza puntata di questo podcast che ho intitolato Dalle stelle al nostro cuore. E oggi veramente desidero condividere con voi dei messaggi che sono negli ultimi tempi sempre più straordinari, sempre più profondi. E che veramente tutte le persone che cercano la verità, che sono alla ricerca del senso della nostra vita, del nostro presente e del nostro futuro, dovrebbero conoscere. Ormai già sapete di quello che si tratta. Io ricevo questi messaggi in metafonia. Infatti io faccio metafonia da moltissimi anni, praticamente dal 2008, e negli ultimi anni c'è stato questo cambiamento, nel senso che oltre che dall'aldilà, questi messaggi arrivano anche dai quelli che io chiamo i fratelli del cosmo, e che sono in questo caso esseri di luce che fanno parte delle schiere angeliche che accompagnano Gesù Cristo che sta per ritornare per la sua seconda venuta. Ma partiamo subito perché oggi ho veramente tanti messaggi meravigliosi e tante cose bellissime. Purtroppo non riesco a condividere tutto quello che mi viene donato perché effettivamente sono tanti e già fare un'ora di registrazione è veramente pesante per voi che ascoltate e per me che devo spiegare e commentare i messaggi, anche se lo faccio con grande gioia e grande piacere. Dunque, veniamo subito alla prima frase. La prima frase dice: "Ho da laggiù avere scheda in Italia." Quindi loro dicono che praticamente sono presenti soprattutto in tutto il mondo, ma soprattutto qui in Italia, ed è qui in Italia che ci regalano queste schede, queste registrazioni. La scheda è quello che io ricavo dalla registrazione, praticamente lo scritto, quello che alla fine della registrazione io stampo ed archivio. Dunque dicono: "Ho da laggiù avere scheda in Italia." Ve la faccio ascoltare ancora una volta. Eh sì, pare proprio che l'Italia sia un posto privilegiato per questi fratelli. Io sospetto, ma è una mia idea, che nel momento in cui decideranno di atterrare, l'Italia sarà il posto che sceglieranno. E ho un motivo per pensare questo, perché la Chiesa Cattolica si trova in Italia e Gesù ha da fare un po' di conti con loro. La frase seguente che vi faccio ascoltare è una frase veramente molto importante che ci indica dove si trova la vera salute dell'uomo. È più che, diciamo, una comunicazione, è una conferma di quello che Gesù già ci aveva detto nel Vangelo, che non è quello che entra dalla bocca di un uomo a determinare la sua salute, ma è ciò che esce dalla sua bocca, ciò che è nel suo cuore. E infatti in questa frase dicono: "Davvero la salute è il cuore." Ancora? Con questo voglio invitarvi a fare una riflessione. In questi messaggi,
Questo per smentire coloro che a volte fanno brutti pensieri dicendo che questi messaggi possono arrivare dalla parte oscura. Ebbene, invito a pensare e a fare una riflessione su questo, cioè sul fatto che questi messaggi non sono altro che una conferma degli insegnamenti cristici e di quello che noi troviamo nel Vangelo, ovviamente spiegato con immagini diverse e in maniera, diciamo, più immediata, più digeribile. E quindi, ecco, questo smentisce coloro che pensano che questi messaggi siano portati, ormai dopo tanti anni questa cosa dovrei averla dimostrata, perché a volte ripetere sempre le stesse cose è anche stancante, però lo faccio per coloro che si avvicinano per la prima volta a questa verità. Quindi questa riflessione è molto importante, è il messaggio che conta, non chi lo porta. E dall'albero riconoscerete i frutti. E questo mi sembra un albero molto buono, visto i meravigliosi messaggi che ci portano e che vanno, diciamo, a vantaggio della crescita spirituale di tutti noi. E ancora di cuore si parla nella frase successiva. Infatti, qui si tocca il concetto della vera libertà, che non è la libertà del nostro corpo, del nostro fisico, della nostra volontà, ma è una volontà spirituale, quella che nasce dal nostro cuore, la serenità e la libertà che conquistiamo quando siamo arrivati a uno sviluppo spirituale tale che ci consenta di conservare la nostra libertà e serenità anche nei momenti più critici. Questa frase dice: grate di lì dal cuore viene, cioè le grate, quelle della prigione, nascono soprattutto nel nostro cuore. Quando tutte le persone si convincono di essere libere, di aver bisogno di questa vera libertà, come in uno specchio, anche la società intorno si conforma e diventa una società libera. Quindi, come già vi ho detto anche in altre occasioni, sorvegliamo i nostri pensieri, cerchiamo di essere liberi prima di tutto nel nostro cuore, perché questo formerà una società davvero libera. Grate di lì, dal cuore viene. Ve la faccio ascoltare ancora una volta. Grate di lì, dal cuore viene. Questo cuore che loro nominano tante volte, di cui tanto amano parlare, è la sede principale della nostra anima, della nostra volontà e della nostra azione. Non ci parlano mai di cervello, di mente, di pensiero, ma la radice dell'umanità, per loro, per i loro insegnamenti, per gli insegnamenti di Cristo, risiede nel nostro cuore. Inteso ovviamente non come organo anatomico, ma come organo spirituale. Nella prossima frase c'è una piccola conferma di quello che io tante volte vado dicendo, ovvero che i media tradizionali ci portano solo una visione errata della vita, valori sbagliati e cercano di manipolare le nostre menti affinché ci allontaniamo dalla ricerca della verità e della genuinità. In questa prossima frase, questa entità superiore, questo angelo, questo fratello cosmico superiore ci dice: è la TV contro al re. Cioè, con questo vuole dire che nei mezzi tradizionali di comunicazione i valori spirituali cristiani sono stati completamente abbandonati e quindi si dà a una visione proprio anticristica della società e della realtà il predominio. Dicono in questa frase: è la TV contro al re. Si avverte un po' di rammarico in questa voce, ve la faccio riascoltare.
E badate che non intendono solo la TV, ma loro dicono TV per intendere tutti i mezzi di comunicazione di massa generalisti, quelli che diciamo vanno per la maggiore, che come vi ho già spiegato, sono in mano a soli sei grandi gruppi di proprietari in tutto il mondo. Quindi immaginatevi che indipendenza di informazione possano avere. E questa è proprio una guerra contro l'umanità, come vi ho già detto, è la guerra dell'informazione. Nella frase seguente, ovviamente conseguenziale anche a questo aspetto della comunicazione errata, e così questo angelo ci dice: delusione che questa terra. Eh sì, il cielo è davvero deluso da questa umanità, lo sbando e senza valori. Ve lo faccio riascoltare. Ma la loro delusione è dovuta anche al deterioramento ambientale che noi abbiamo causato su questo nostro bel pianeta. Infatti questo angelo ci ricorda com'era la Terra quando era ai primordi, pulita. Ed era stata creata affinché l'uomo potesse evolvere, era stata creata come casa dell'umanità. E dice: blu c'era lì, già Ada. Infatti la terra era blu giada. Oggi forse dallo spazio questo meraviglioso colore non lo vedono più. Ve la faccio risentire. La prossima frase è un po' più lunga del normale, ma ho scelto di farvela ascoltare perché è la domanda fondamentale che noi tutti come umanità dovremmo farci. Infatti questa entità superiore, questo angelo, io li chiamo così, qualcuno li chiama alieni, insomma per me sono entità superiori che portano i loro messaggi in nome di questo potere superiore che sovrasta tutti noi. E dicono: in caso atterraggio, sì, quanta gente re s'aspetta? Cioè, in caso loro atterrassero perché appunto accompagnano Gesù Cristo nella sua seconda venuta con potenza e gloria e loro sono i componenti delle sue schiere gloriose, quanta gente penserebbe: questo è Gesù che è tornato perché noi lo stavamo aspettando. Loro già sanno che sono pochissimi che aspettano il ritorno di Gesù. Guardate, io penso che anche molti all'interno della Chiesa ormai non credono alla seconda venuta di Gesù. Qualche volta ho provato a chiedere a qualche prete, ma loro dicono: ma no, ma è solamente un'idea, un'immagine, qualcosa di diciamo di simbolico. Ma ecco, anche se loro lo dicono durante la messa tutte le domeniche, nell'attesa della tua venuta, però ormai è solo un modo di dire, una ripetizione inutile. Quindi dovremmo riflettere, siamo in pochi ad aspettarlo, ma questo è il messaggio fondamentale dell'umanità in questo momento. Quindi dovremmo smettere di andare dietro alle sciocchezze, ai programmi stupidi, alle cose che ci distolgono da una ricerca vera e concreta e utile per la nostra anima e la nostra evoluzione spirituale. E quindi questa frase è veramente importante. Essi dicono dunque: in caso atterraggio, quanta gente il re s'aspetta? In caso 350 sono per l'esattezza. Molto chiaro, eh? Ve lo faccio sentire ancora. In caso 350 sono per l'esattezza. Io dico che è veramente poca. Siamo veramente in pochi e la nostra missione, la mia ma anche la vostra, che ormai siete a conoscenza di questa verità, che è un privilegio ma anche una responsabilità, noi in tutti quanti insieme dovremmo cercare di diffonderlo il più possibile questo messaggio, perché è importantissimo per tutti.
Certo, il mainstream non accoglierà mai questi messaggi, ci taglieranno le gambe dovunque, però se la voce passa da uno all'altro, da un giorno all'altro, piano piano, alla fine, come diceva Gesù, siamo noi il lievito di questo mondo e quindi possiamo veramente far crescere la massa di questo pane sacro che è formato da questa massa di conoscenze e di messaggi. E infatti a me mi dicono, diciamo che mi esortano sempre, e in questa prossima frase mi dicono, la voglia di sempre, evitare i dubbi. Cioè, loro ce l'hanno con me in questo caso, non farti venire mai dei dubbi, ormai lo sai, hai avuto le prove e non farti passare la voglia di dire sempre, di comunicare sempre questi messaggi. La voglia di sempre evitare dubbi. E purtroppo il dubbio fa parte della nostra vita, del nostro essere umani. Io ovviamente li ho avuti, come tutti gli esseri umani, anche davanti a questa realtà. Certo, ora con tutte le prove che mi sono state date, non ne ho più, però loro ogni tanto me lo rammentano. Ve lo faccio riascoltare. E qual è la missione di coloro che ricevono questo messaggio e che desiderano diffonderlo? È quello di diffondere la loro luce? E di spingere la persona a decidersi, a fare una scelta per il bene, ad abbandonare i valori anticristici e per diventare persone solidali, compassionevoli. E questo è il vero aiuto che deve venire dagli operatori di pace, da coloro che desiderano diffondere questo messaggio così importante. E la prossima frase dice proprio, anche questa è lunghetta, ma essendo una frase importante, ho scelto di farvela ascoltare. E dice: "Ah, lì dare luce, lì devi di deciderla, costilla aiuto e da". Cioè, devi dire alle persone di decidersi, questo è il vero aiuto, oltre a diffondere la luce di questi messaggi. "Ah, lì dare luce, lì devi di deciderla, costilla aiuto e dà". Me lo faccio risentire ancora una volta. Scusate, è una frase un po' lunga, però è un concetto importante e per questo ve lo faccio ascoltare. Ovviamente questi fratelli ogni tanto amano dirci e ribadirci chi sono. E in questa frase ci dicono: "Alfieri ce so di lì, sì, lavorando sta". E si sono gli Alfieri. Gli Alfieri erano coloro che durante le campagne militari nell'antichità portavano lo stendardo, i segni, i simboli del Signore che andava in battaglia. E quindi loro sono coloro che sono proprio i portavoci del messaggio cristico, ne portano le insegne e sono qui a lavorare in silenzio, nascosti, per cercare di rimediare ai guai che noi facciamo su questa bella terra che una volta era blu giada. Quindi dicono: "Alfieri ce so di lì, sì, lavorando sta". E pensate, a volte, se questo lavoro nascosto in aiuto della terra loro non l'avessero fatto, probabilmente già l'umanità si sarebbe estinta. Ve lo faccio ascoltare ancora una volta e con gioia. Ed è questo il lavoro sacro degli angeli, delle schiere celesti, in favore della vita, sempre, dell'umanità. La vita, l'amore, la compassione, la condivisione, questi sono i loro valori primari e che loro desiderano che noi possiamo fare nostri. Nella prossima frase
Si dice che loro sono qui perché ci sono delle leggi che stabiliscono che loro possano essere qui, delle leggi divine, e vogliono che si dica che si apre l'atto finale di questa umanità, che siamo negli ultimi tempi, e lo confermano, come già tante volte ci hanno detto. Alleggi là che la vi apre, la s'apre, signora, il finale. E quindi, essendo questi gli ultimi tempi, l'avvertimento che ci viene dal cielo è quello di sfruttare al meglio questo tempo e ognuno rifletta nel proprio cuore cosa questo possa voler dire. Però vedete, questo finale di cui loro ci parlano, noi non dobbiamo equivocarlo, perché non è la fine del mondo come tanti pensano, ma è solamente la fine di questi tempi oscuri in cui il male governa il mondo tramite i cosiddetti padroni universali, i super ricchi che ormai decidono le politiche di tutti i paesi del mondo. Quindi è qualcosa che le anime, diciamo buone, devono aspettare con gioia e soddisfazione e godere, perché finalmente sarà la fine di questo mondo ingiusto, che tante sofferenze porta a ognuno di noi. E quindi la prossima frase ci invita proprio a essere positivi, perché dice: già venga de lì re gioia. Già venga de lì re gioia. Quindi coloro che non fanno parte di questo sistema malato, attaccato al potere terreno, ai soldi, a tutto quello che è la falsa economia inventata dagli uomini, dovrebbero essere felici e aspettare questo re gioia. E venga, già venga de lì re gioia. Un altro messaggio bellissimo è contenuto nella prossima frase. Cos'è che ci può salvare davvero? È il nostro risveglio, signori. Il nostro risveglio che ci aiuta a capire la falsità di questo sistema in cui viviamo da sempre e che si basa solo sul nostro consenso, solo sul fatto che noi non abbiamo mai saputo immaginare un sistema diverso di convivenza. Diciamo una costruzione diversa della società umana. E quindi la prossima frase ci dice: che vada lì croce, il risveglio salverà, lì c'è errore lì. L'errore a cui si riferiscono è appunto la nostra sbagliata concezione della convivenza umana, basata sui soldi e su un'economia completamente inventata, falsa, perché Dio non ci ha mai chiesto i soldi per la frutta, per il cibo, per l'acqua, per tutto quello che ci ha donato. Ve la faccio risentire. Che vada lì croce, il risveglio salverà, lì c'è errore lì. Quindi è anche Gesù che ci aiuterà a risvegliarci, ma il risveglio dovrebbe cominciare già adesso, dentro i nostri cuori, quelli di cui parlavamo appunto all'inizio di questa registrazione, e in ogni cuore, perché è da ognuno di noi che parte il cambiamento. Se nel mondo ci saranno centinaia di milioni di persone che si riconoscono in un sistema diverso, il sistema è destinato inevitabilmente a fallire e a crollare. Quindi noi iniziamo intanto il lavoro, ma ricordiamoci, come ci dicono nella nostra prossima frase, che c'è già la nave e dare energia. Cioè le navi, queste di cui io vi ho parlato tante volte, queste navi di luce, che sono i mezzi con cui questi angeli che accompagnano Gesù,
si muovono, sono già presenti sulla Terra, come vi ho detto tante volte, e la loro energia la prendono da Gesù Cristo. Io credo che in questo caso con il termine energia si intenda proprio nel senso letterale, cioè che loro trovino la loro forza di propulsione, la loro energia proprio nel Re, perché la forza cristica è la forza della vita, la forza del movimento, la forza del superamento di tutti i limiti e di tutti gli ostacoli. È giù la navi e da Re energia. Ancora? Che energia, signori? L'energia della vita, della salvezza, della speranza, dell'amore, non le brutture orribili di questo mondo attaccato al potere, alle sedie, alle poltrone, ai privilegi, ma molto, qualcosa di molto, molto elevato, molto più in là, qualcosa che ha un valore inestimabile. E questi signori sembra proprio che non vogliano comprendere. Ma lo comprenderanno, non si può scappare dalle leggi di Dio, sono leggi eterne e nessuno, né su questa terra né altrove nell'universo, le potrà cambiare. Nella prossima frase avremo la grande gioia di sentire la voce della nostra Madre Maria, che come voi sapete si fa sentire spesso. È instancabile, una postina veramente instancabile, che porta il messaggio più alto e più bello, ma non solo, che esorta i nostri cuori. È instancabile anche nel richiamare le persone sorde, i peccatori, coloro gli increduli, coloro che sono persi nei meandri della materia e lì si perdono. Qui ci dice, lì arrivo Maria, dire qua danno già la lettera. Cioè, lei arriva, conferma che è lei, ci dice il suo nome e ci dice anche che qui, in queste comunicazioni, loro ci danno queste lettere, queste comunicazioni. Lì arrivo Maria, dire qua danno già la lettera. E quanta consolazione traiamo dalle parole dolcissime di questa madre che è sempre, sempre accanto a noi e che sempre raccoglie le nostre invocazioni, le nostre richieste, purché nascano dal cuore. Ve la faccio riascoltare. Ma che senso ha darci queste lettere? E ce lo dice lei stessa e dice va scheda, gira speranza lì. Con questi messaggi, con queste schede, che già vi ho spiegato cosa sono, arriva la speranza per tutti noi, perché ascoltare questi messaggi è veramente entrare già nel regno di Dio, entrare in un mondo nuovo, con altri profumi, altri paesaggi, altre prospettive e con quella pace, quella serenità, quella assenza di bisogni che sono il nostro patrimonio di figli di Dio, quello per cui noi saremmo nati, ma che questo mondo falso ci ha rubato. E quindi questa frase ci ridà, ci dice, venite qui a bere a questa fonte, perché qui c'è la speranza. Va scheda, gira speranza lì. Ed è ben più di una speranza, è una certezza. Ve la faccio riascoltare. E questa speranza deve girare, deve essere come appunto un virus benefico che colpisce i cuori di tutte le persone di buona volontà che abitano questa terra. Ma la Madonna ha anche altre preoccupazioni. Noi sappiamo che esiste una guerra spirituale che ha la base su questa terra e che è la lotta eterna tra il bene e il male, tra Satana e Cristo. E la Madonna dice, so che male lì scoprirà che là vado a volare. Aiuta, de là, muovi, dalli.
Lei è consapevole, il male lo sa che lei viene a dare questi messaggi per aiutare il risveglio dell'umanità. Quindi lei ci chiede un aiuto, lo chiede a me in questo caso che devo diffondere messaggi, ma in realtà lo chiede a tutti noi. Bisogna muoverci, aiutare per bloccare gli attacchi del male. E quindi ecco questa meravigliosa frase. So che male lì scoprirà, che da là vado a volare. Aiuta, te la muovi da lì. Aiutiamola, questa madre, aiutiamola con tutto il nostro amore, il nostro affetto, le preghiere, ma soprattutto con le nostre azioni. Ve la faccio riascoltare, ovviamente. E nonostante tutto questo amore che la Madonna ha portato in questo mondo durante i secoli con le sue innumerevoli apparizioni ovunque nel mondo, ancora la gente discute se sia vero, se sia falso, se bisogna credere, se sono imbrogli, trucchi e inganni. Allora lei, consapevole, dice, discute la gente, e là apro qui, e là senta. Sentite, queste sono frasi che vengono da un altro mondo, vengono dal cielo. Cosa volete ancora discutere se è vero o falso? Chi è che può approntare un teatrino del genere per tanti anni, con tanti messaggi, milioni, milioni e milioni? Discute la gente, e l'apro qui e la senta. Cioè, la Madonna vi chiede, almeno alle vostre orecchie, ci credete? Ve la faccio risentire. Quindi discussioni sterili, inutili, davanti all'evidenza bisogna smettere di discutere, abbassare la testa, ringraziare e fare proprio questo enorme tesoro che, credetemi, vale più di qualunque cifra voi possiate avere in banca. Tornano adesso gli angeli a parlare nella prossima frase e ci ricordano: va lì, guai, qua ci sta sopra le ali, qua bene dire. Verranno ancora guai in questo mondo e ancora prove da affrontare, difficoltà di tutti i tipi. È per questo che qua sopra, nei nostri cieli, ci sono le ali, gli angeli, gli alieni, i fratelli cosmici, i fratelli superiori. E quindi questo è un bene per noi, è la nostra salvezza, la nostra speranza, come ho detto tante volte. Valli e guai, qua ci sta sopra le ali, qua benedire. No, non siamo soli. Dal cielo ci sono i nostri custodi. Eh sì, sono loro il bene, il sommo bene. Sommo bene che ci dice anche nella prossima frase, che stava lì già autore, l'autore del tutto, il creatore, che nella figura di Cristo si è incarnato nel Figlio e quindi lui è già presente nei nostri cieli. Il male ormai ha il suo ultimo tempo e per questo, come vi ho già detto tante volte, è incattivito, studia tutte le tattiche per poter mettere in atto le cose più terribili, i teatrini più assurdi, per impaurirci, per manipolarci, per allontanarci dal consenso a Cristo e a questa verità meravigliosa. E quindi questo angelo, un po' con grande gioia, un po' scherzoso, ci dice: stava lì già autore. Senza farci troppi Se l'autore del tutto è qui, di cosa dobbiamo temere? Cosa dobbiamo temere? Di cosa dobbiamo aver paura? Ve lo faccio riascoltare questo angelo così felice.
senza farci troppi problemi. E tanti stupidi in giro per il mondo, perdonatemi se a volte sono un po' dura, ma è che a volte si è stanchi di ascoltare questo rumore di fondo che solamente offusca la verità e i nostri pensieri. C'è tanta gente che anche nel Pentagono, anche nelle istituzioni, diciamo, più importanti del mondo, vogliono convincerci che questa visita sia negativa, che questi angeli che arrivano in nostro aiuto in realtà vogliano farci del male, vogliano i nostri beni, le nostre risorse. Che stupidaggine! Questi angeli, queste entità così evolute e superiori, hanno tutto l'universo a loro disposizione, hanno tutto quello di cui hanno bisogno, lo creano dal nulla, dall'energia che è Cristo, come vi ho detto prima. E quindi di cosa stiamo parlando? Quindi questo angelo per l'ennesima volta e con tanta pazienza ci dice: e non andiamo a rovinare, ma per dar giù lume, per darvi illuminazione, verità, non per rovinarvi o per rubarvi cosa. E non andiamo a rovinare, ma per dar giù lume. E non andiamo a rovinare i nostri casi come. Spero che questa verità entri nella testa di tutte le persone che stanno sulla terra e che si convincano una volta per tutte che questi esseri vengono per il bene degli ultimi, dei poveri, di coloro che sono sopraffatti da questo potere assurdo, da questo sistema malato, che tante sofferenze, tanta morte, tanta fame e miseria ha portato su questa terra che avrebbe dovuto essere fonte di eterna ricchezza, benessere e felicità. Ve lo faccio riascoltare. E non andiamo a rovinare i nostri casi come. E che questo lume che loro vogliono portarci, che sia veramente per tutti. Che sia finalmente un'illuminazione generale che porti la Terra ad un altro livello, ad un'altra epoca, in un altro mondo. Questo fratello continua: avrete di i forti a terra. Sono loro quelli che hanno la vera forza, non è quella di Star Wars o altre cose. Sono loro che hanno il vero potere, sono i loro i messaggeri del vero potere e della vera forza. Quindi dice: voi avrete questa gioia di vederci atterrare. Quindi questa è una comunicazione, una conferma. Atterreranno loro che sono i forti. Avrete di forti atterrà. Adesso ci spostiamo, esatto. Atterrano loro, i forti, i santi, i puri, gli alfieri dell'amore. Ve lo faccio riascoltare. Adesso ci spostiamo, esatto. Ma perché questi fratelli saranno costretti a questo atterraggio? E ci fanno appunto una previsione, ma di cose che noi possiamo anche immaginare, che non sono tanto fantasiose. Questo fratello ci dice: chiaro che vien lì pazzie, e qua devi insistere e dare la sfida. Vi deve essere chiaro che i padroni di questo mondo e coloro che gestiscono questo sistema dei quattro poteri faranno di tutto per non crollare davanti alla potenza di Cristo che verrà a sconfiggerli per sempre, loro lo sanno, ma loro tentano di tutto, hanno un po' la mentalità del muoia Sansone e tutti i Filistei e quindi faranno pazzie. Immaginatevi voi quali possono essere queste pazzie con tutte le armi nucleari che hanno e sono ben 15.000 bombe atomiche negli arsenali di tutto il mondo. E quindi ascoltiamo questa importante frase. Chiaro che viene lì pazzie e qua devi insistere e dare la sfida. Che viene un cattivo, cerca di resistere, cerca di avere la fatica.
La sfida è questa, quella di portare questi messaggi per aprire quanti più cuori è possibile e avviare la trasformazione interiore di tante persone. Me lo faccio riascoltare. Che educa migliore, senza dover insistere, senza avere la fatica. Infatti, nella frase dopo si completa un po' questo che si è stato appena detto. E ci viene detto, se si apriva mente, se la apriva mente, la verrà cambio. Il cambio, come già vi ho detto e come ognuno di noi può ben comprendere, non viene dall'esterno. Se noi aspettiamo che cambino gli altri, campacavallo, noi moriremo così, non lo vedremo il cambiamento di questo mondo, anche perché Gesù verrà ad aiutarci, ma come ci ha già detto altre volte, anche voi dovete darvi da fare. Quindi cerchiamo di cominciare da noi stessi, nel nostro piccolo, piccole azioni. E quindi questa prossima frase ci dice, se la apriva mente la verrà cambio. Soprattutto adesso, quando è. Cominciamo a spegnere la TV, a non ascoltare la narrazione ufficiale dei fatti, a capire che dietro ogni cosa ci sono interessi nascosti. Cominciamo quindi ad aprire la nostra mente leggendo cose serie, ascoltando questi messaggi, leggendo dei buoni libri e cercando di applicare la logica ad ogni cosa. Ve la faccio riascoltare. Soprattutto adesso, quando è. E sarà un cambio meraviglioso, qualcosa di inimmaginabile. Come vi ho detto prima, le porte del paradiso si apriranno su questa terra e questa terra ridiventerà l'Eden che una volta era e che poi abbiamo perduto. E potremo far parte di questa grande confederazione universale, di questi fratelli evoluti che ci porteranno la loro scienza, la loro conoscenza. E quindi uno dei grandi cambi sarà che qua giù vedremo le loro navi e le vedremo tutti, come vi ho già detto in altre puntate. Io sono convinta che un giorno questi mezzi saranno una cosa normale nei nostri cieli. E infatti la prossima frase dice, e là a portare de giù navi qua. Pensate cosa vorrebbe dire, cosa implicherebbe, pensando alla grande tecnologia che questi fratelli hanno, che per noi è miracolo, è magia. Hanno cose per noi inconcepibili, come che abbiamo visto solo nei film di fantascienza. Vi faccio riascoltare la loro frase. E quello sarà un bel giorno, sarà il giorno in cui entreremo nella fratellanza dell'universo, nelle umanità salve, veramente salve, nelle umanità che fanno parte veramente di una visione della vita sana, che fa a meno di tutto quello che è materiale, di quello che è perituro su questa terra, ma che guarda, diciamo, alle cose essenziali. Tanto voglio dire, in una società come questa non mancherebbe niente a nessuno, tutti avrebbero quello di cui hanno bisogno senza nemmeno chiederlo, niente di più e niente di meno. E nessuno avrebbe più di un altro, nessun fratello morirebbe più di fame o andrebbe in giro scalzo e senza vestiti. E guardate, noi tutto questo lo definiamo utopia, ma nel cosmo queste civiltà evolute vivono così. Per loro la nostra utopia è la loro normalità. È solo una questione di punti di vista e di giudizi. Ma cosa fanno queste navi nel nostro cielo? Questo fratello ci rammenta che benché noi non ne abbiamo contezza, non ne abbiamo consapevolezza, loro fanno anche battaglie nei nostri cieli. E
Per quello che ne so io, perché ho un po' investigato per capire, oltre alla battaglia spirituale che loro fanno contro il male, contro Satana e le sue forze oscure, loro devono combattere anche contro qualcuno che qui su questa terra, rubando la loro tecnologia, ha sviluppato dei mezzi molto evoluti e dà a loro la caccia, perché appunto vuole entrare in possesso dei loro mezzi. E quindi mi è capitato molte volte di vedere aerei militari apparire in cielo subito dopo l'apparizione di qualcuno di loro. E quindi anche, diciamo, devono guardarsi. Ma non perché loro possano aver paura dei poveri mezzi che abbiamo noi su questa terra, ma solo perché non vogliono fare del male, non vogliono essere costretti a difendersi. E quindi queste battaglie si riferiscono anche a questo. Ecco, questa è una rivelazione che vi faccio, che io sapevo già da tanto, ma aspettavo il momento giusto per condividere questa informazione con voi. E dice, Dei lì fa anche battaglie. Certo, non per loro volere fanno queste battaglie, ma perché sono costretti anche a difendersi. Beh, pensate quanto amore devono avere per la parte buona di questa umanità, il fatto che vengano qui a rischiare anche di dover fare del male a qualcuno, e questo è contro la loro logica, pur di poterci dare un aiuto, ma da noi stessi, salvarci da noi stessi. E noi possiamo aiutarli, e come? E come abbiamo già detto prima, cambiando il nostro cuore, la nostra mentalità, avendo la forza di immaginare una società diversa. Tutto nasce dall'immaginazione e poi dall'azione. E loro ci dicono, formate di giù, è volontà. Cioè, formate, mettete insieme la vostra volontà, datevi da fare anche, aiutatevi anche un po' da soli. Formate di giù la volontà. Quindi la passività ovviamente a questi esseri non piace. Ve lo faccio riascoltare. E comunque credetemi, a volte l'amore di questi esseri mi commuove fino alle lacrime quando ricevo questi messaggi, perché è un amore che veramente si tocca con mano. Non è di questa terra, è qualcosa che ci comunica con una dolcezza infinita, una perseveranza incredibile nel volerci salvare, ed è qualcosa che veramente noi tra gli uomini non possiamo trovare. Anche nella prossima frase ci dicono che loro sono il nostro sogno, praticamente. La prossima frase dice: vuoi sognare? Lì va, vede, va giù, re pattuglia, cuore de lì. Cioè, non è un sogno, cioè per noi è un sogno vedere questi mezzi di luce, come diciamo capita a me. E quei mezzi di luce, loro ci dicono, sono la pattuglia del re, coloro che lo proteggono, che almeno fino a quando lui non deciderà di scendere su questa terra. È un sogno vederli, veramente, credetemi, è un'emozione senza fine, perché poi trasmettono questo amore, infatti il cuore loro è qui, cuore di lì. Vuoi sognare? Lì va, vede, va giù, re, pattuglia, cuore de lì. Eh no, comunque non è un sogno, è una realtà bellissima che fra poco investirà tutta l'umanità. Ve lo faccio riascoltare. Grazie.
E il compito di questa meravigliosa pattuglia di luce e d'amore è quella di vegliare, è quello di vegliare su questa umanità, sulle pazzie che appunto potranno in seguito essere messe in atto su questa terra. La prossima frase dice: di laggiù la veglia chiara e trova la voce. Loro vegliano sull'umanità, vegliano anche su questi messaggi affinché non entrino presenze maligne o qualche spirito che possa volermi fare del male, me lo hanno detto già tante volte. Quindi loro vegliano e comunque grazie appunto al fatto che loro vegliano e sono qui, io posso trovare la loro voce attraverso la quale mi danno questi messaggi. Me la faccio riascoltare questa frase veramente straordinaria. E il fatto che la nostra parte stia nel fare le opere, nel fare del bene, nel cercare di condividere anche il poco che abbiamo, ci viene ribadito tante volte, anche nella prossima frase che dice: sentite, le opere fa, il lavoro valla a dire lì bisogna. Quindi le opere, non tanto le preghiere, che sì, servono, come no, però quello che Gesù ci disse. Saremo giudicati perché abbiamo dato da bere, da mangiare, abbiamo aiutato il nostro prossimo e non per quante Ave Marie e Rosari abbiamo detto, che certo servono al nostro spirito per la nostra evoluzione, ma le opere sono ancora più importanti. Ve la faccio riascoltare. Perché siamo in una fase in cui sta per arrivare il Padre vero. La prossima frase infatti dice: il Padre vero lì va. Il Padre vero, quello che può salvarci, che può ricostruire intorno a noi un mondo nuovo. Ve la faccio riascoltare. Io veramente mi stupisco ultimamente della chiarezza di alcuni messaggi e sempre di più, sono sempre più chiari, perché penso da parte loro ci sia uno sforzo per far sì che la gente non trovi la scusa nel fatto che i messaggi non siano proprio comprensibili per poterli, diciamo, mettere da parte. Quindi arriva il Padre vero, perché qua giù è il tempo. È il tempo giusto, è il tempo finale. E questo fratello ci dice: dire giù è lì tempo, ci dà lì uscita. Cioè adesso è il tempo giusto e ci dà il semaforo verde per poter venire nel vostro mondo. Dire giù è lì tempo, ci dà lì uscita. Ancora una volta. E certo il Signore scenderà, però intanto questi fratelli ci ricordano che il Re è già nel nostro cuore, lo troviamo lì, dentro i nostri cuori, quando ci apriamo a Lui. Infatti la prossima frase dice: al cuore ti direi che è lì già re, e lì trovila. Quindi il Signore è nel cuore di tutti noi, la sua luce, la sua parola, il suo essere, il suo spirito. Noi siamo suoi fratelli e suoi figli. Quindi quando ci rivolgiamo all'interno di noi stessi con volontà pura, il Signore si fa trovare, è già qui, non dobbiamo aspettare solo che venga in carne ed ossa.
Le ultime due frasi e poi ci salutiamo. Nella prossima frase loro ci ricordano che la tigre, che è un'immagine che loro usano per indicare Satana o l'Anticristo, che è già presente su questo mondo, cioè Satana e l'Anticristo che sono già presenti in questo mondo, tremano, perché ovviamente loro lo sanno che questi fratelli, che Cristo, sono già presenti nei nostri cieli, che c'è la loro magia che presto li sconfiggerà e li eliminerà per sempre da questo mondo. Quindi dice la prossima frase: ah, c'è la tigre, certamente Ali trema, là c'è già magia. È certo che queste tigri di carta che sono i padroni del mondo e si credono invincibili, immortali, si scioglieranno come neve al sole. Questa tigre trema perché sa di non aver nessun potere. Ecco perché l'unica carta che può giocare è quella di poter far del male a questo mondo, a questa umanità, soprattutto a livello spirituale, chiudendo i nostri occhi, facendo sì che noi crediamo a quello che ci vendono, a quello, alla visione della vita che vogliono passarci, ai loro valori falsi, infami. E quindi trema, trema perché sa che comunque quest'ultima carta sarà bruciata. Ve la faccio riascoltare. Assolutamente sì, perché all'interno raggiungiamo Dio. È veramente bellissimo avere questi angeli custodi che ora si rendono visibili in altra forma, in altra veste rispetto a quella tradizionale a cui siamo abituati a credere, ad assistere. E questo ci deve dare sicurezza e forza, forza di formare la nostra volontà, di fare le opere, di stare sereni anche davanti alle peggiori catastrofi e cercare di pensare che la vita su questa terra è momentanea e che la cosa più importante per noi è pensare al nostro spirito e alla nostra eternità. L'ultima frase è bellissima e dice: e reggiù la dolce di là c'è, sta laggiù viva la fonte trasvolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il dolce re è già qui in terra e che la fonte della vita, che è lui, è qui, vivo, in carne ed ossa, la fonte della vita, della creazione, ed è qui e trasvola nei nostri cieli, pronto a compiere la sua missione finale, la sua seconda venuta. Vi faccio ascoltare questa bellissima frase. Ve lo faccio ascoltare ancora, è una frase davvero straordinaria. Quindi se il dolce re, il re d'amore, il re della compassione e del perdono è qui, non dobbiamo davvero temere nulla. È lui la fonte del tutto, del bene, del male. È l'autore, come lo hanno chiamato in una delle frasi che vi ho fatto ascoltare in questa registrazione. Quindi cerchiamo di mantenere il nostro spirito alto nella speranza, ma soprattutto nella certezza, perché quando si ascoltano queste frasi, i dubbi davvero non si possono più avere, non sono consentiti. Sono davvero un grave peccato contro tutti gli sforzi che questi esseri meravigliosi stanno facendo per noi. Bene, cari amici, io per oggi ho terminato questa terza puntata del podcast. Spero di avervi fatto cosa gradita.
Abbiate pazienza se a volte il mio tono diventa un po' critico, ma è solo il desiderio di giustizia che vorrei già vedere questo mondo diventare un giardino, soprattutto per i giovani, per i bambini e le nuove generazioni. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio e vi do l'appuntamento ad una prossima puntata. Un grande abbraccio a tutti voi.